mio nome è Walter Bonatti. Professione? Giornalista, giramondo, avventuroso. Scegli lei. Questo film è dedicato a questo bambino piccolino che avrà un grande futuro. Ed è un bambino quasi che prevede sin da piccolo quello che sarà il suo destino. Guardate le sue manine come sono aggrappate una all'altra, come sono grandi, come già determinano una grande forza. E queste manine lo porteranno avanti, lo porteranno a fare cose meravigliose, lo porteranno a diventare quello che poi sarà Walter Bonatti. Dopo i suoi primi anni vissuti sul Po con la nonna e i cugini, dove i suoi genitori da Bergamo l'hanno mandato a causa della guerra, e dopo le tantissime esperienze e i giochi che ha fatto su questo fiume, Walter adesso è già a Monza, finalmente con la mamma e il papà. E credo che ancora avrà l'abitudine, come faceva da piccolo, di dire che lui si chiamava Walter, sì, ma con la V doppia. Ecco, qui in questo periodo già lui frequenta la Forte Liberi, dove fa tantissima ginnastica e lo si vede anche dal suo fisico, e comincia però a pensare seriamente anche alle montagne. Un giorno Walter decide, aveva più o meno 18 anni, di andare sulla Grigna a vedere gli scalatori. A lui piaceva moltissimo vedere queste persone che si allenavano su queste rocce bellissime della Grigna. E si ferma vicino a un signore che si era preparato per scalare il campaniletto. Walter lo osserva, lui osserva Walter e gli chiede: ma tu hai mai scalato? E lui fa: no. E ti piacerebbe provare? E Walter non aspettava altro. Si trova un'occasione meravigliosa davanti, dice: sì, bene, allora vieni con me. E così partono. Il signore va avanti, ovviamente, primo di cordata, e Walter dietro, legato a lui. E questo signore era molto titubante, cioè si ferma, guarda, sospira, gira di qua, gira di là, insomma si capisce che non, praticamente forse era anche per lui la prima volta. E a un certo punto, disperato, si volta verso Walter e fa: ma scusa, tu ci vorresti provare? Certo, fa Walter tutto contento. Walter si mette davanti a questo signore e parte. E va così bene che arrivano sulla cima del campaniletto e Walter così ha fatto la sua prima scalata nella vita. E come potevamo immaginare, l'ha fatta da primo di cordata. Ecco, dopo questa esperienza che a Walter è piaciuta tantissimo, lui ha cominciato a scalare e a stupire il mondo, perché a 19 anni lui praticamente ha cominciato a fare la nord-ovest del Badile, fra le tante altre montagne, e poi la parete anche ovest delle Guie Noire Pèterè, e alla fine anche la via Cassin sulle Grand Jorasses. E questo gli ha dato veramente la patente di alpinista vero. En 1949, c'était la première fois que j'étais ici dans le massif. Et j'ai monté la mer de glace. À un certain moment, j'ai entendu une grande avalanche. J'ai enlevé les yeux. J'ai vu le Grand Capucin pour la première fois. Je ne connaissais même pas son nom. J'ai vu seulement une grande obélisque qui pour moi a été tout de suite le symbole de l'impossible. Alors, ho fatto mio questo progetto di scalarlo. E quello è stato il vero grande successo di Walter, diciamo il suo primo successo. Infatti lui lo voleva fare a tutti i costi, ha pensato che quello che dicevano tutti gli alpinisti del momento, che la scalata del Grand Capucin era una scalata impossibile, a lui non ha fatto assolutamente paura, anzi è stato un incentivo per essere lui il primo a farla. Une des plus grandes difficultés du Grand Capucin, à part le passage technique, c'est la recherche de la route. Parce que si on la voit d'ici,
on voit très bien les passages, les surplombes, les fissures, mais quand on est là-dedans, on ne voit plus rien. Les surplombes sont si grandes qu'on voit seulement quelques mètres devant nous et au-dessus de nous. Et alors là, voilà, il faut l'intuition. Finalement, je voulais faire une route tout à moi, tracée avec ma fantaisie. Et in seguito a questo momento, il sindaco di Monza, la città dove lui viveva, ha pensato bene di fare una bellissima serata su di lui e dargli la sua prima medaglia d'oro. Walter Bonatti ha 24 anni, ma ha alle sue spalle la tremenda esperienza della conquista del K2 e di molte nuove vie aperte sulle più difficili pareti delle Alpi. Senti Bonatti, adesso che sei tornato dal K2 e rientrato nella vita normale, cosa intendi fare? Da pochi giorni sono guida alpina e anzi fra qualche giorno mi trasferirò definitivamente a Bardonecchia, dove si sta ricostituendo un nuovo corpo di guide per l'Alta Val di Susa. Il K2 è sempre stato per Walter come un grosso, come posso dire, un grosso grumo, un grosso cancro che lui aveva dentro, qualcosa a cui lui non poteva resistere. Perché appena gli si parlava di K2 lui cambiava e partiva in quarto, cominciava a parlare, a raccontare, a spiegare, eccetera. C'è anche un piccolo, così, una piccola parentesi che vi voglio dire, che quando venivano degli amici a cena, all'epoca calda del K2, quando si parlava solo di quello, eccetera, io dicevo, per favore, parliamo di tutto, ma non nominate il K2, mi raccomando. Sì. E poi qualcuno ci provava, poi si ricordava, insomma, era abbastanza divertente. Cercavamo di tenere Walter lontano da questo, ma io lo capisco. Qual è stato il momento più terribile che hai passato in montagna? Di momenti difficili in montagna ne ho passati di... Immagino. Diversi, sì. Il più difficile, il più recente, il più terribile direi, è stato sul K2, quando notte. Dovetti bivaccare all'addiaccio a 8000 metri. Ero con un Zamadi e si portava le bombole d'ossigeno alla Cedelli e compagnoni. Quando fummo presi dalle tenebre appunto e dovemmo scavarci una piccola piazzola nella neve, restare lì abbracciati tutta notte e scaldarci a vicenda. C'è stata la grande bugia di cui è stato colpevolizzato Walter, cioè che lui avesse succhiato l'ossigeno mentre lo trasportava su dalle bombole che servivano a compagnoni e lacedelli per raggiungere la cima, ma Walter non poteva farlo. Gli erogatori li avevano loro nello zaino, però la cosa che gli ha fatto più dolore è che l'Italia abbia dovuto riconoscere che Compagnoni e Lacedelli fossero saliti sul K2 senza ossigeno, cosa che allora era di grande, come si può dire, importanza, sarebbe stata quasi la prima volta, però lui è riuscito a ribaltare questa cosa e Compagnoni e Lacedelli sono saliti sul K2. Con l'ossigeno, e Walter sostiene che ne avevano avuto anche probabilmente mentre scendevano. Allora in montagna hai avuto paura qualche volta? Naturalmente, non aver paura presuppone incoscienza, anzi dirò di più che la prima difficoltà dell'alpinismo è appunto vincere la propria paura. Ci vogliono delle doti eccezionali per fare dell'alpinismo? Indubbiamente occorre un fisico sano, una certa idoneità fisica, ma soprattutto questa idoneità deve essere accompagnata da doti morali, la volontà soprattutto, lo spirito di sacrificio e poi una grande passione. Soprattutto. E la gente continua però a vedere l'alpinismo comunemente come lo sport del rischio per eccellenza, no? Dove bisogna essere dei professionisti del rischio. È proprio questo che distingue l'alpinismo dagli altri sport. Beh, è vero, però non si deve pensare che per fare dell'alpinismo bisogna essere degli eroi. Beh. È però vero che l'alpinismo è una forma ideale dove si impegna tutte le dove energie. Vengono impegnate, insomma, tutta la personalità dell'individuo. Il tempo a Walter passa, ma
lui non riesce comunque a farsi passare il problema che ha dentro ed è quello del K2 e pensa forse di riuscire a ritrovare un po' di serenità se può fare la scalata del K2 da solo, in solitaria, senza ossigeno, ma ha bisogno di fondi e Walter non è ricco. Allora pensa a Arnoldo Mondadori, che in quel periodo l'aveva messo un pochino sotto l'ala, gli aveva pubblicato alcuni articoli su Epoca, e quando va da lui a chiedergli mi puoi dare i soldi per fare questo, lui ci pensa un attimo e poi fa: Walter, no, io non voglio pagare la tua morte. Walter rimane sconvolto, cerca di convincerlo, lui sa che lo può fare, ma Mondadori è chiuso. E lì per Walter comincia ancora dei problemi, perché non riesce a trovare la maniera per fare qualcosa che lo possa liberare. Ma lui non sa ancora, ma lo saprà presto, che davanti a lui, davanti alla sua vita, davanti ai suoi occhi, c'è la soluzione per i suoi problemi, ed è una meravigliosa soluzione ancora da risolvere, e che è il Dru. E quella sarà la sua salvezza. C'était une période pour moi très, très mauvaise. J'étais en crise à cause du K2. Voilà. J'étais en crise et pour la supérer, je sentais que je devais vaincre moi-même à travers l'action, l'affirmation. Du moment que j'étais solitaire, non? J'ai pas eu confiance avec mes pitons parce que la fissure est très large. Alors je suis retourné pour attaquer le grand toit noir. J'ai compris qu'à la droite, il y avait une bonne fissure. Et pour rejoindre la fissure, j'ai fait des pendules. Et puis, à un certain moment, la fissure est terminée et je me suis rendu compte que c'était une veine de quartz. Oui. Alors, je devais absolument rejoindre ce coin-là parce que je ne pouvais pas descendre, pas monter, pas traverser. Je me suis senti perdu pour une bonne demi-heure. Et après une demi-heure, j'ai eu une bonne réaction. J'ai considéré, voilà, que j'étais là pour retrouver moi-même. J'avais lutté pour 4 jours pour me retrouver. Je ne pouvais pas me laisser mourir. Et c'est là où j'ai réussi à travers une technique absolument personnelle, improvisée, c'est de lancer la corde sur des cailloux dans la niche, dans la grande niche des rochers blancs. Oui, j'ai lancé la corde sur des rochers en espérant que ça allait tenir. S'accrocher, oui. Et voilà. Oui. Elle a tenu parce que je suis là. L'Epilier Bonatti non esiste più. Appare in questo momento l'enorme frana che si è portata dietro tutta la via Bonatti, lasciando questa ferita, questa bianca ferita enorme. Si sapeva che questo poteva capitare, la montagna aveva già dato dei segnali con piccole frane nel tempo, e tutti però aspettavano il grande momento annunciato, la grande frana. E questo momento, stranamente, è arrivato proprio durante il funerale di Walter. Subito sono venuti a dirci che il Dru aveva perso la sua via. E quando questo è stato annunciato alle più di 2000 persone presenti, c'è stato un grandissimo e commovente applauso. Chissà se lei si ricorda quante prime ha compiuto nel massiccio del Bianco. Beh, il numero esatto non lo ricordo di certo in questo momento. Ad ogni modo, mi piace ricordare fra le principali
La Nord delle Grange Ras, per esempio, che fu una delle mie prime grandi salite compiuta esattamente 10 anni fa, è quella che io considero, insomma, un po' l'università della montagna, se così si può dire. Ecco, si tratta di una sfuggita di lastrone di ghiaccio e roccia a nord di 1200 metri d'altezza e raggiunge la quota di 4200 metri, insomma una delle massime imprese che io considero delle Alpi. Poi cito il Dru, la ovest del Dru, il Yedang, 2 anni fa, la prima la punta Yang, la ovest delle Noir de Peteré, Grand Capucin, tante altre. Insomma. Durante le sue scalate lei ha scoperto delle cose, chiamiamole così, preziose, oltre che da un punto di vista alpinistico? Certamente, capita quasi in tutte le salite di scoprire qualcosa di splendido. Ecco, questo cristallo, per esempio, questo meraviglioso esemplare di cristallo bianco puro, può essere considerato un gioiello del Monte Bianco. Ma è vero che sul Monte Bianco c'è l'oro? È capitato a me personalmente, sovente durante le mie scalate, di incontrare, di trovare della pirite aurifera. Cioè quasi delle pepite d'oro? Come delle pepite d'oro, sì, grossi come grani di grano turco. Ma perché Bonatti non vuol dirci dov'è l'oro sul bianco? Ma interessa proprio allora saperlo. Direi di sì. Pensi un po', con tutti quelli che si uccidono cercando stelle alpine, se un domani scoppiasse una febbre del Monte Bianco, una febbre dell'oro sul Monte Bianco, e tutta la gente venisse qui a oltre 3.000 metri a accopparsi. Lei però non si è arricchito sul Monte Bianco? Non credo proprio, perlomeno materialmente non mi sono arricchito. I miei tesori li ho trovati interiormente, appunto sulla Nord delle Grange Ras, per esempio. All'interno di questo lungo periodo di scalate, Walter, insieme al suo amico Carlo Mauri, erano molto amici e molto legati, parte per la Patagonia, meta Cerro Torre. Era una montagna ambita da tutti, non è stata mai scalata e sarebbe stata la prima. Però viene a sapere che purtroppo qualcuno l'aveva preceduto. E allora decide di andare lo stesso, ma di attaccare la montagna dalla parte verso lo Hielo continentale. Questo cambia moltissimo, però loro lo fanno e la fanno fino all'ultimo metro, fino all'ultimo chiodo, fino all'ultimo pezzetto di cibo che hanno, perché a un certo punto tutto finisce, non c'è più niente, non c'è più corde, non ci sono più chiodi. Walter si arrampica fino all'ultimo chiodo, fino all'ultimo centimetro di corda, lega tutto, dà uno sguardo appassionato al fungo che voleva raggiungere, mancavano solo 400 metri, per cui erano quasi arrivati, e vanno via. Però loro non lasciano la zona e attaccano il cordone Andela. Il cordone Andela è la barriera che separa dal Cile e dall'Argentina. E questo cordone Andela ha 5 punte, 5 cime. Bene, loro riescono in un giorno a scalare queste 5 cime. Finito l'esploit così del cordone Andela, loro buttano gli occhi verso qualcosa che nessuno ha mai pensato di andare a scalare, che è il Cerro Moreno. Il Cerro Moreno si trova al centro dello Hielo Continental ed è una montagna enorme, molto aperta, per cui non ha una vetta, ma è molto molto aperta, ma il suo pericolo è che si trova in una zona dove bisogna attraversare un terzo, forse quasi di più, dello Hielo Continental, in una zona dove non c'è sicurezza, dove ci sono tantissimi crepaci enormi. E lo posso dire con cognizione di causa, perché l'ho fatta anch'io quel pezzetto e i crepacci facevano addirittura paura. Ma io avevo Walter che mi teneva. Tornati dal Cerro Torre, i due amici Carlo e Walter vengono chiamati dal CAI per partecipare a una spedizione himalayana al Gashbrun IV. Il capo dovrebbe essere Cassin, anzi sarà Cassin. La spedizione è una delle prime in quella zona, perché il Gashbrun IV non è un 8000,
mancano soltanto 20 metri per diventare un 8000. E non ha mai avuto fortuna, non ha mai avuto persone che pensassero di scalarlo. Anche perché dalle ricerche che sono state fatte si è capito che la sua struttura è molto, molto simile a una montagna delle Alpi, perché c'è molta roccia fuori. Infatti credono e pensano, e poi Walter dirà che è vero, che ci siano passaggi anche di quinto grado, questo a 8000 circa. D'altronde la spedizione parte, vanno, e Walter e Mauri partono in quarta e arrivano in alto. Devo dire che il rapporto cibo-consumo dei due della vetta era sproporzionato, ma questo non era così importante. Loro hanno tentato fino in fondo di riuscire a superare la barriera del quinto grado, di arrivare al di fuori delle grosse difficoltà per conquistare la vetta, ma non ce l'hanno fatta e hanno dovuto riscendere. Per cui sono scesi tutti, si sono messi chiusi nelle loro tende al campo base, hanno cominciato a fare ginnastica, a mangiare, insomma, in poche parole, dopo 15 o 20 giorni, adesso non mi ricordo esattamente quanti, hanno recuperato tutte le loro forze e un'altra volta l'attacco si è fatto. Questa volta avevano le possibilità, la capacità e più che altro le corde, le grandi quantità di corde fisse che avevano già fissato allora, facendo degli sforzi infiniti. Cosicché loro sono riusciti a conquistare il Gashebrun IV. È stata una vera, vera conquista dura ed è veramente incredibile come 20 metri, perché sono questi quelli che mancano al Gashebrun IV per essere un 8000, possono cambiare la storia di una montagna. Che cosa sta accadendo sulla vertiginosa nord del Cervino? È questo l'interrogativo che si pongono tutti i circoli alpinistici europei da quando si è diffusa la notizia che Walter Bonatti avrebbe affrontato la terribile muraglia di roccia e ghiaccio che domina Zermatt per tracciarne in prima invernale la direttissima. Dal Cervino però nessuna conferma, anzi da Zermatt i binocoli hanno spaziato per tutto il giorno sulla nord senza risultato. E quanto ci ha detto telefonicamente Hermann Petrisch, direttore del soccorso alpino di Zermatt. Che vuol sapere sur l'entreprise de Bonatti osservez? Non abbiamo visto nulla finora, ci dice Petrisch. Bonatti non è qui e sulla parete, nonostante i nostri potenti binocoli e il bel tempo, non abbiamo visto nessuno. Secondo le ultime notizie, da fonte attendibile, è possibile quindi che Bonatti stia preparandosi per una nuova clamorosa impresa alpinistica. Nel 1965 Walter gli era venuta l'idea di lasciare l'alpinismo. In realtà era anche giusta la sua decisione e sapeva che quella era una via impossibile ed era questo che gli piaceva. E ha convinto tre dei suoi soliti amici di scalata di partire con lui. Loro sono andati, hanno provato, ma il tempo era negativo e per cui sono dovuti ritornare indietro. Tutto questo in segreto, perché tutti aspettavano di vedere cosa avrebbe fatto Walter Bonatti a Zermatt. E a un certo punto il tempo si è rischiarato e gli amici non venivano. Li pregava, gli diceva, hanno trovato tutti e due delle scuse plausibili per non andare. Allora Walter si è arrabbiato e ha detto, allora ci vado da solo. E al momento che ha detto questa cosa, lui mi ha raccontato che si è un attimo spaventato, perché ha detto, io ho detto questo, forse adesso lo devo fare. È stato inconsciamente la cosa che forse voleva fare, gli è uscita così. È partito, ma umanamente lui ha sofferto molto, perché la notte veniva prestissimo, alle 4 era buio, il sole non c'era neanche quando c'era il barlume di luce. Era inverno, facevano 40 gradi certe volte sotto zero. Nell'ambiente delle guide di Zermatt si pensa che egli riuscirà nel tentativo, perché Bonatti è molto conosciuto, tra l'altro come alpinista anche prudente, oltre che molto forte.
Certamente tra le imprese alpinistiche al Cervino, questa di Bonatti in solitaria lungo la direttissima della parete nord è di un valore eccezionale. Una delle cose importanti per Walter poi era durante questi lunghissimi bivacchi notturni, perché la luce andava via alle 4 del pomeriggio, era l'appuntamento notturno che aveva con Di Biasi, questo fotografo di epoca che l'aveva accompagnato fino alla base. Allora Walter nel suo bivacco, nel suo sacco, tirava fuori la mano e faceva tre segnali con la sua lucina, e nel bivacco e nella capanna giù, non so quanti metri sotto, all'inizio della scalata, c'era De Biasi, anche lui freddolito, ma comunque molto meglio di Walter, stava, che gli rispondeva e gli diceva che okay, ho capito che stai bene. Sempre mi raccontava, è strano come mi aggrappassi tutto sommato questa piccola luce che io dovevo accendere e che lui riceveva e a sua volta accendeva per me. È stato come un legame che mi ha tenuto sempre molta compagnia durante quelle notti. Quando ho raggiunto la vetta del Cervino, per me quella croce raffigurò un amico, un essere umano. La abbracciai come avesse un'anima. Lui voleva anche in un certo senso ringraziare, come posso dire, onorare la montagna. Una montagna che sin da piccolo gli ha dato tantissimo, una montagna che è sempre stata con lui fedele, come lui d'altronde è stato fedele alla montagna. Lui non l'ha mai ferita la montagna, e questa montagna lo sa, e sa anche di averlo protetto tante volte, ma Walter sa anche di averla amata molto. Ma non è soltanto questo rapporto Walter Montagno, lui voleva anche onorare la figura dell'uomo alpinista, e aveva scelto Whymper proprio perché è stato uno dei primi ed è stato il primo che ha amato le montagne come le amava Walter, e questa cosa per lui penso che sia molto importante, per cui l'addio di Walter era un addio molto molto più profondo a mio avviso della scelta soltanto dell'ultima via da fare, perché era l'ultima rimasta. Per me la montagna penso ci sia un dialogo assolutamente intimo, è una lotta meravigliosa, perché alle volte può essere piacevole, alle volte terribile. Comunque in fondo a tutto non ci sono né vincitori né vinti. E adesso Walter finalmente diventa giornalista e inizia la sua collaborazione, che durerà più di 15 anni, con Epoca e con l'editore Arnoldo Mondadori. Così finalmente può raggiungere il suo sogno, quello di diventare un giornalista tipo quelli dell'Ottocento, non so, Stanley, Livingstone, che era proprio il suo sogno sin da bambino,
E Mondadori in questo lo aiuta moltissimo, perché non gli dà carta libera, gli dà carta bianca. Lui può spendere quello che vuole, può scegliere quello che vuole. E che cosa c'è di meglio per un uomo libero? Questo di 2500 km in canoa da solo è il primo servizio che Walter fa per epoca. I primi giorni, ecco, era bardato, le zanzare, il fucile per gli animali selvaggi, ma dopo qualche giorno, mi raccontava, più forse anche qualche settimana, se ne andava tranquillo per queste acque e il fucile se lo dimenticava. Queste sono le cascate Murchison, Nilo Vittoria. Adesso vi racconto come abbiamo trovato queste immagini. Un giorno stavo facendo pulizia nel garage e vedo queste scatole, che sono poi scatole di film cinematografico, e mi sorprendo, dico: ma da dove vengono? Allora vado da Walter e dico: ma scusa, sono tue queste scatole? E dice: sì, è un lavoro che io ho fatto con un mio amico tanti anni fa, saranno passati 40 anni, sarà il materiale, sarà tutto rovinato in polvere. Senti, buttale, perché qui sono anche incendiarie, è pericoloso tenerle nel garage. E dico: va bene, io lo faccio, però io me lo sono dimenticato. Recentemente io stavo trafficando perché cercavo le gomme della macchina da cambiare e rivedo queste scatole. Però ho pensato anche che stavamo facendo un film su Walter. Allora ho detto: ma forse è meglio guardare cosa c'è dentro. Ho guardato dentro credendo di trovare della polvere, invece c'era della pellicola. Immediatamente abbiamo cercato un proiettore da 16 mm e col cuore che ci batteva abbiamo fatto partire la macchina. Abbiamo visto queste immagini e Walter è come se fosse tornato fra di noi. Abbiamo visto Walter in movimento, Walter che faceva tutto quello che noi abbiamo sempre visto fotografato in azione. E per noi è stato bellissimo. Questo è un regalo che Walter ci ha fatto. Immaginate quanti ne ha fatti in 15 anni, tutti bellissimi, tutti interessanti. In questo inserto sui Vaikas, o i figli della luna, Walter racconta praticamente tutto il loro ciclo vitale. Loro sono molto legati agli spiriti, perché sperano così di poter avere notizie dell'aldilà o dei loro morti. E per fare questo cominciano a drogarsi e si sparano nel naso questa polvere che si chiama Epna, e loro così sognano e vanno a trovare i loro morti. Il giorno dopo si svegliano, mi diceva Walter, la mattina come se nulla fosse successo, e riprendono la loro vita. Qualcuno giustamente si chiederà come abbia potuto fotografarmi da tanta distanza quando mi ero trovato a muovermi in assoluta solitudine. Ebbene, sofisticate attrezzature
mi consentivano di operare sull'apparecchio fotografico preventivamente fissato sul cavalletto mediante impulsi radio inviati da una piccolissima centralina che portavo con me. Si tratta di un congegno di radiocomando che offriva un raggio operativo, pensate, di ben 500 metri, un campo di azione davvero vasto. Era una piccola macchinetta con tre pulsanti che comandavano tre macchine fotografiche distinte con varie focali che Walter sistemava in punti strategici ben studiati, e questo era il suo segreto. Con una mano lui, senza farsi vedere, fotografava se stesso in tre posizioni. Questo è uno degli ultimi servizi che Walter fa per Epoca. Il suo sogno, arrivare in Antartide. Nel giugno del 1971 muore Arnoldo Mondadori, e questo è una cosa che a Walter fa molto molto male. Lui era affezionatissimo a Mondadori, aveva il suo incoraggiamento. Mondadori scendeva dai piani alti a vedere l'impaginazione dei suoi servizi, voleva avere tutte le notizie. Lui veramente viveva bene con lui, erano molto amici. Nel frattempo Epoca va un po' così, va poi in solitario, cambiano direttori continuamente, alcuni rimangono 10 giorni, cioè si vede che manca il capo, si vede che non c'è più Mondadori. Ma arriva una signora che diventa direttrice di Epoca, e questa signora ha le idee tutte sue e chiede a Walter di sospendere un attimo il lavoro perché vorrebbe parlargli. Solo che prima di riceverlo lo fa aspettare mesi. Walter nel frattempo aveva una bellissima, come posso dire, idea, aveva già organizzato un viaggio molto bello. Organizzare i viaggi di Walter, che stava via dai 4 ai 5 mesi, era molto complicato anche finanziariamente per Epoca, doveva lasciare tutto organizzato, Walter doveva trovare tutto pronto. E gli stava facendo scorrere il tempo necessario a quel viaggio che era calcolato secondo poi la meteo del posto dove Walter doveva andare, e lui ha visto sfumare questo viaggio. Finalmente ha un po' insistito, la signora l'ha ricevuto e gli ha detto: Bonatti, così non va, lei deve cambiare il genere, il mondo va avanti e il pubblico è stanco. Walter dice: ma scusi, ma se ancora qualche mese fa dovevate fare, quando uscivano i miei servizi, 24.000 copie in più, cosa significa questo? Un grandissimo successo. Cosa mi dice che io devo cambiare? Io non cambio. No, lei deve cambiare. Basta con questa sua presenza nei suoi servizi. Walter non dice niente, prende, se ne va, e il giorno dopo torna con una lettera di dimissioni che mette sul tavolo della signora con la sua tesserina da giornalista che lui gli strappa davanti. Molto teatrale, ma molto deciso. Walter era così, o tutto o niente. Walter in questo periodo viveva a Milano, e non era stata, io credo, una buona idea per lui, perché viveva da solo ed era solitario, chiuso, come se volesse rifiutare in quel momento la sua vita, che è sempre stata così piena di viaggi. È stato un cambiamento troppo rapido, troppo, troppo impulsivo. In quel momento poi sono arrivata anch'io nella sua vita, e quando l'ho visto così diverso da come lo conoscevo, ho pensato che fosse come, cioè, mi ha dato la sensazione di essere come una macchina che invece di camminare per la strada camminava sul marciapiede. Cioè, non era a posto Walter. Allora ho pensato di portarlo giù all'Argentario, era estate, e lì è stata una buona idea, perché l'Argentario certo non si sta tristi, c'era tutta la mia famiglia, c'erano anche i miei nipotini piccoli in quel momento. E per lui è cominciata una vita divertente, perché la prima cosa che lui ha fatto appena arrivato a casa è di guardarsi intorno e di scoprire questa roccia grande che
che avevamo davanti, chiamata la Maddalena, e dove lui ha poi scelto 5-6 vie da farci fare, cioè ha deciso di diventare il nostro maestro d'arrampicata. E lui si è come posso dire, riaffrancato di nuovo, è diventato Walter. E non ha più pensato a quello che gli era successo e non ha più tempo per essere triste. E allora a questo punto arriva una sorpresa. Sì? E la sorpresa è Walter Bonatti. Io prego Walter Bonatti, eccolo qua. Walter Bonatti, sì, il grande scalatore Walter Bonatti. Voi altri non lo sapevate. La mia emozione cresce veramente. Beh, Rossana Podestà. Io devo confessare che lo so. Ecco, avete visto che si è acceso. Ciao Bonatti, ciao. Siediti. Lo studio si è acceso di una luce nuova. Scusate, io mi emoziono. Perché Walter Bonatti è un grande, grandissimo scalatore, non ho più voce. Per favore, fateli qualche domanda a voi, a Walter Bonatti. Io gliene posso fare tantissime. Cioè, devo ringraziare Walter Bonatti di avermi così iniziato alla montagna. Penso un po', ho avuto un maestro eccezionale, no? Sei d'accordo? Io non sapevo niente della montagna, mi ha fatto vedere il bianco quest'estate per la prima volta. È stato un premio. Cos'è per te la montagna? Beh, guarda, io intanto non conoscevo cioè avevo visto la montagna fotografata da lontano, cioè, perché non so sciare, non so assolutamente sciare. Mi ride perché siamo incontrati una volta a Cervinia, io ecco, spazzaneve, neanche forse quello. Comunque, io sono per il mare. E devo dire che da quando la conosco, ed è molto poco, sono soltanto 6 mesi, la conosco molto bene perché ho avuto un maestro eccezionale, ho trovato un altro mondo ed è molto importante, spero che un giorno io riesca a fare anche una piccola scalata. Ecco, qual è la più bella montagna del mondo, Bonatti? Quella dei sogni. No, tu c'hai un amore, dai. Io ho tanti amori, ma la montagna più bella rimane sempre quella che è ancora là. E qual è il ricordo più bello? Questa intervista l'abbiamo messa proprio perché fissa la situazione di Walter in questo momento. Walter è molto teso, le braccia sono incrociate, gli occhi bassi, non guarda mai il suo interlocutore, la bocca è tirata, io la conosco, so che non è questa la sua impressione, e rimane anche così senza parole, aspettando che gli venga fatta la seconda domanda. Qui invece è molto più rilassato, dopo qualche anno è cambiato, ha ritrovato come la sua strada, si è come liberato di un macigno che lo teneva bloccato. Il tono di voce e poi anche l'espressione del suo viso, ecco, ha ripreso veramente a vivere Walter di nuovo, e questa è la testimonianza. Perché Ulisse è andato là? È passato attraverso tutto quello che noi conosciamo. L'uomo, la curiosità, il sogno, come ripeto ancora, è dell'essere umano. Io ritengo quello che ho fatto è ulissiano, appunto rispondendo a queste necessità di conoscenza. Di conoscenza, sì. Di conoscenza del mondo intorno a noi e quindi di noi stessi. Arrivati a una meta, ce n'è subito un'altra che incalza. È così che si vive 200 anni. A questo punto noi abbiamo sentito la necessità di avere una casa nostra. Io non volevo stare a Milano, Walter non voleva stare a Roma e volevamo vivere qui al nord, vicino alle sue montagne. E così abbiamo cominciato a cercare in Valtellina. E abbiamo trovato la nostra casa. Avevamo scelto la Valtellina perché ci piaceva moltissimo la Val di Mello. E volevamo qualcosa vicino per poter andare spesso là, è un posto bellissimo. Volevamo una casa vecchia, cosicché eravamo senza più speranza. E un giorno, passa 2 o 3 giorni di così,
a Milano che non avevamo trovato niente, non sapevamo dove spostarci, chiama di nuovo l'omino che se n'era occupato quando eravamo venuti l'altra volta, dice ma veramente se volete ci sarebbe qualcosa ma non credo che sia per voi e noi siamo partiti e lui ci ha portato davanti a questa casa. Allora, questa casa era abbandonata da 20 anni, intanto è una casa del 600, la casa era in cattivissime condizioni, il tetto era tutto sfondato, c'erano però le mura che andavano e quando abbiamo girato l'angolo, era un giorno di pioggia, abbiamo visto questa casa, io non so Walter, ma per me la casa mi ha detto fermatevi qui perché io sono la casa per voi. È come se me l'avesse detto. Ho afferrato la mano di Walter che in quel momento aveva avuto la stessa sensazione che la casa fosse quella per noi. E da allora siamo felici qua. Siamo felici, abbiamo messo tantissimi alberi. Immaginate che questo era tutto, che voi adesso lo vedete pieno di verde, era tutto brullo. E adesso io sono felice qua anche senza Walter, credevo di non poter resistere ma ce la faccio perché ogni cosa mi parla di lui, ogni albero, ogni fiore mi ricorda lui e io riesco a vivere qui bene, è una casa che mi piace molto. Adesso che finalmente Walter era sistemato, aveva la sua casa, il suo studio, lui ha cominciato a ripensare ai viaggi. Le Vanuatu sono delle isole molto remote, sono veramente perdute nell'Oceano Pacifico. E sono anche numerosissime, più di 1000, ma ce n'era una che interessava particolarmente Walter, che è l'isola Ambrim con il suo vulcano. Il vulcano Ambrim è difficilissimo da raggiungere, tant'è vero che molte spedizioni poi sono tornate indietro. Noi siamo finalmente riusciti a raggiungere la cima perché avevamo un elicottero. A proposito, voi vi chiederete come mai in queste immagini non vedete quasi mai Walter, ma perché è lui l'operatore fotografo dei viaggi. Lui è molto bravo e a fare le riprese, lo possiamo giudicare anche da queste immagini che sono state molto difficili e anche complicate. Tornando poi all'isola Ambrim, a lui interessava particolarmente perché è uno dei 3 vulcani al mondo che ha un lago di lava permanente, come l'Ertaale e il Niragongo. Questo è il Niragongo. Queste foto si riferiscono all'esplorazione compiuta per epoca nel 1972 ed è la prima volta che un uomo scende nel vulcano per cercare di raggiungere la posizione di sicurezza più vicino al lago magmatico. Walter non ha protezione e molte volte prova paura perché la lava che aveva un'apparizione periodica veniva ingoiata dal vulcano e riappariva facendo questo sbuffo di fuoco improvvisamente. Si è accampato con una tendina ai bordi del vulcano per 5 giorni ed è stato anche molto fortunato che il vento che spingeva i miasmi vulcanici non abbia girato dalla sua parte, infatti sono molto velenosi. Per raggiungere questo vulcano, l'Ertaale, in Dankalia, Etiopia, abbiamo dovuto fare 18 chilometri salendo a piedi verso il cratere. Abbiamo dovuto partire di notte perché di giorno è troppo caldo, non dimentichiamoci che comunque siamo in Dankalia, a 170 metri sotto il livello del mare. Abbiamo passato una notte intera di lotta contro la lava secolare, visto che attualmente questo vulcano non erutta più. Ed è diventato così il 3° nel mondo con il suo lago di lava permanente. L'Ertaale è un vulcano notturno più che altro. La notte dà uno spettacolo bellissimo. Di giorno solo dei piccoli movimenti di lava che è accucciata sotto questa coperta che sembra piombo fuso, ma la notte si libera da questa prigione e si sfoga in un fantastico spettacolo pirotecnico. Quando siamo arrivati qui, Walter stava per compiere 80 anni ed era molto contento, ma lui non sapeva che purtroppo sarebbe stato l'ultimo vulcano che avrebbe visto nella sua vita.
Inoltre, stranamente, come abbiamo visto con il Dru, questo vulcano perde la sua caratteristica diventando così un vulcano normale, cioè il lago di lava permanente che viene risucchiato all'interno del cratere. E questo succede poco dopo la nostra visita, come se avesse voluto aspettare Walter prima di sparire. E questa casa è stata un po' soprannominata così scherzando dagli amici campo base, perché in realtà lo era un campo base, perché qui ci riunivamo e cercavamo di studiare il viaggio prossimo che avremmo fatto. Un giorno sono venuti da noi due nostri amici che stavano organizzando un viaggio in Kamchatka. Walter, quando ha sentito la parola Kamchatka, mi ha fatto gli occhi, quelli che conosco io, perché lui non era mai riuscito ad avere il permesso per andarci quando lavorava per Epoca. Perché? Perché c'era ancora la cortina di ferro ed era impossibile proprio entrare in Russia. Ma perché Walter desiderava tanto andare in Kamchatka? Perché la Kamchatka è il posto al mondo dove ci sono più vulcani e di cui molti in eruzione e molti da scalare, e per lui quello era il paradiso. Adesso vi farò vedere due animali molto strani. Uno, vabbè, è una vecchia conoscenza, lo conoscevo più o meno già. Ma ce n'è un altro assolutamente sconosciuto. Eccolo, è un grosso serpentone trasparente con dei colori iridescenti molto belli, ma lui non ha occhi, non ha bocca, non ha cuore, non ha niente. Ed ecco il nostro amico Dugongo, molto simpatico, ci ha tenuto compagnia, però lui mangiava tonnellate di quest'erba ed era felice. E Walter, quando non era in viaggio, ha fatto tantissime riprese con quella sua camerina che gli avevo regalato e poi ha voluto anche provare l'ebbrezza della regia. Che li vai a beccare in alto, che mi esci di campo? Falle lì, quelle davanti alla tua testa. No, becca lì, guardami, lì, alla tua altezza. Sì, dai, se no... Ecco, becca lì, lì va bene. Siete troppo sparsi, non riesco a seguirvi. Sotto, sotto, sotto! Addio, non ci sono, pazienza, seguo voi. Monte Bianco, scendo sulla tua faccia e guardami, Vieni! Guardami! Passa di là, passa via! Guarda me! Lì c'è! Guarda valle! Partite! Via! Dai! Vai! Nonna! Ciao! Vai!
Via! Troppo forte! Troppo forte! Piano, 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 piano. Vai più, eh? Grandissimo alpinista, grandissimo esploratore, Walter Bonatti oggi cosa fa? Come vive la sua terza età? Vivo come voglio, le pare poco? È vero che Walter vive come vuole, figurati, nessuno l'avrebbe mai costretto a fare qualcosa che lui non abbia accettato. E poi lui nella vita ha fatto tantissimo, andare a prendere tutti i premi che gli hanno dato in giro per il mondo e le sue conferenze in giro per l'Italia, era in viaggio continuo. E poi a Walter l'Università dell'Insubria di Como ha dato la laurea honoris causa in scienze ambientali e prima ancora, per il suo 70° compleanno, ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Francese Jacques Chirac la seconda Legion d'Onore per la sua vita di esploratore e di alpinista. L'avrebbe dovuta consegnare Pierre Mazeaud. Ecco, per questa occasione abbiamo organizzato una festa qui a Dubino con gli amici, ma una sera tornando da Milano abbiamo visto che la strada era sbarrata dalla polizia e anche dalla protezione civile. In poche parole era accaduta un'enorme frana e avevano evacuato tutte le persone e noi non ci hanno fatto entrare in casa. È soltanto che c'era la festa, allora abbiamo pensato di andare con Pierre Mazeaud e la Legion d'Onore all'Argentario e infatti lì, arrivati lì, Pierre ha consegnato la Legion d'Onore a Walter. Walter Bonatti. Noi adesso ci sediamo e questo è il tuo posto. Walter fino all'ultimo ha avuto impegni pubblici come questa serata di Trento che ricordava appunto la tragedia del pilone centrale. 15 luglio 1961. Un anno fa si concludevano tragicamente le spedizioni italiana e francese al pilastro centrale del Monte Bianco. Erano partiti in 7 per attaccare quella montagna che era stata il sogno di molti alpinisti. 3 italiani, Bonatti, Gallieni e Oggioni, e 4 francesi, Mazeaud, Guillaume, Coleman e Vieille. Per 5 giorni e 5 notti, questi uomini si trascinarono nella speranza di trovare una salvezza. 3 vi riuscirono. Gli altri 4 sono rimasti lassù. Il primo a cadere fu Vieille. Poi venne la volta di Guillaume. Terzo Oggioni, legato e incordata con Mazeaud. Infine Coleman, incordata con Gallieni e Bonatti. Se Pierre non avesse detto quello che ha detto, io ancora oggi sarei ricordato non per le mie vittorie sulle montagne, ma l'assassino di 4 miei compagni. Io ti devo tantissimo. A te e a tutta la Francia. Quanto sa essere crudele il mondo, ma anche questo fa parte dell'esperienza della vita, della storia della vita. Ecco, la cosa che insegna l'età è appunto queste esperienze, anche le più tragiche, imparano, ci insegnano delle cose, insegnano sempre più a essere uomini e il dovere di essere onesti, sensibili, umani e tutto quello che segue. Noi abbiamo avuto una grande lezione dalla montagna. Ma Walter cominciava a non stare bene. Per fortuna lui è un uomo forte, ha sopportato il malessere che aveva in quel momento, ma insomma poi abbiamo capito la ragione di quei dolori. Thank you.
anche la nostra vita privata è stata piena di tante cose, di tante emozioni, di tante visioni meravigliose di quello che era il mondo che noi cercavamo sempre. Ho avuto anche tante belle avventure con Walter e lui mi ha sempre insegnato cose meravigliose, fra cui una cosa molto importante: a rispettare la nostra terra. Nel frattempo noi avevamo fatto un viaggio importante in una zona difficile, nel Gift El Kebir, che è poi il Sahara egiziano. Era un viaggio emozionante, pieno di sorprese, di fatica ma anche di bellezza. Però io guardavo Walter certe volte e vedevo che lui non era più lo stesso. Quando faceva le riprese la sua mano tremava. Non era così che io conoscevo Walter nei viaggi e ho cominciato veramente a preoccuparmi. Quando ho scoperto qual era la sua malattia e i 2 mesi che gli restavano da vivere, allora siamo andati all'Argentario. Lì c'era la mia famiglia e che stava intorno a lui e noi ridavamo, scherzavamo, facevamo programmi per il futuro. E Walter non aveva i dolori perché gliel'avevano tolti e viveva praticamente abbastanza bene. Poi un giorno tutto questo è finito. E da allora è iniziato il nostro calvario. Noi due eravamo come degli alieni e questo all'inizio del nostro rapporto. Cercavamo strade facili per poterci capire, ma venivamo da 2 mondi troppo lontani che ci dividevano. Ma ci siamo resi conto che solo vivendo uno accanto all'altro potevamo riuscire a capirci. E questo è avvenuto anche molto presto, perché in realtà avevamo le stesse mete che ci guidavano. E così, piano piano, abbiamo cominciato a scivolare uno nell'altro. E da quel momento ci siamo tenuti stretti e siamo stati felici. E questo è durato per tanto tempo. Around, you're always
was on my mind. And I've pulled it all apart, but it makes no sense. We're only young, I know, and this is your defense. And I want you. Somewhere else, I can't seem to relate. I know it might seem strange, not sure I can.